Ciao amici del Bruce Garage, buongiorno, buongiorno. Ciao amici, siamo col mitico Gigi Galli che ha appena terminato la gara guidata. La macchina elettrica è? È come una figlia che non se la dà. Vai piano. Vai, vai. Ed eccoci qua ragazzi, siamo sempre a Rovigo, autosoccorso La Gentile, siamo con Stefano che mi ha portato qui la sua A45 MG con MG Drivers Package, quindi limitata a 2,70 anziché 2,50, macchina del 2016, total black, belli cerchi, dai 19. Ed eccolo qui ragazzi, il 2000 turbo da 380 cavalli con la sua placchetta della MG Philip Sarken. Vabbè, e niente, ciao Michele, sei tornato sul portale. Ciao, ciao. Allora niente, andiamo a provare questa prima A45, motore turbo, 4 cilindri, uno dei 2000, diciamo che all'epoca, più potenti. Oggi la sua, diciamo, versione più nuova ha raggiunto addirittura i 420 cavalli. Questi 380 erano già tantissimi. Cambio 7 marce a doppia frizione, con paddle al volante. Qui vediamo finiture rosse a manetta. E adesso andiamo a provarla e ci facciamo dire anche da Stefano pregi e difetti di questo esemplare. Allora ragazzi, oggi siamo appunto qui con questa A45 MK1 2000 turbo da 380 cavalli. Lei ha il pack drivers MG, quindi limitata a 2,70, 4 secondi 0-100, 4 cilindri turbo. Una macchina che piace molto ai giovani, è piaciuta molto ai giovani, è piaciuta in generale per i tanti dettagli che la caratterizzavano in maniera sportiva, ma adesso sentiremo appunto da Stefano che l'ha comprata e la usi con tuo figlio, insomma, è una macchina che usate insieme, e ha 70.000 km e andiamo a sentire un attimino come va. Queste con le palette, parte questa, esatto. Allora, noi, lei parte in D e poi va in palette. Noi adesso l'abbiamo messa in Sport. In Sport Plus. Già senti lo scarico che tende un attimino ad aprirsi. Raccontami un po' i pregi e i difetti di questa macchina. Allora, i pregi innanzitutto è tutti gli accessori che fanno da contorno all'auto. Tutto quello che è l'elettronica è una cosa che ti cattura, sembra di essere in un videogioco, dalla manopolina qua, la manopola del divertimento la chiamo io, perché hai varie mappature, dal comfort allo sport, sport plus, la race, lì puoi regolarti e fare anche come in base al tuo stile di guida. A te, alla tua età, ti piacciono queste cosine qua? È un, gi- è
un giochino che è molto Stefano è anche un appassionato di auto storiche, ha uno scalino meraviglioso, un GT scalino, anzi no, c'è uno scalino il tuo. Uno scalino. Meraviglioso, com'è che si chiama quel beige stupendo? Beige cava. Quindi a lui però che ha sia lo scalino che... Quanti anni hai tu, Stefano? Non si dice. Vabbè, non si dice. Tra i 50 e i 60? Esatto. Tra i 50 e i 60 è stato catturato dall'elettronica, da queste cosine, esatto, che gli piacciono. È bello, le cose, diciamo, il fatto di poter regolare, esatto, questo è bello, perché comunque è una e cosa poi, che... un altro particolare, la frenata, la frenata anche qui è una cosa strepitosa, ti dà un senso di sicurezza pazzesco, è la precisa, la frenata, il telaio, devo dire che è ottimo, cioè ti dà un senso di compattezza, come distribuzione dei pesi. La macchina non pesa poco, ragazzi, pesa 1550 kg, col passeggero c'è 1620 kg, ma è questo che la rende e rende le Mercedes da qualche anno una macchina un turbo 4 ruote motrici, turbo 4 ruote motrici quando serve, sì, sicuramente. Se pensi che però la Delta integrale pesa 450 kg in meno, ti fa capire la tecnologia, gli irrigidimenti, la sicurezza, esatto, l'elettronica, anche gomme di dimensioni più generose, tutto, mettiamoci tutto, in 15-20 anni porti su di tra 400 kg il peso. Però non lo senti al volante, perché sono talmente belle, perfette da guidare, che questa, come tutte le quattro ruote motrici turbo, spinge un po' davanti, si inizia ad andare al limite, e tende anche un po' a partire, perché? Intanto perché adesso eravamo in configurazione race. Esatto. E poi... perché dovevano appunto, diciamo, tradurre un po' questo scivolamento in un divertimento che fosse però anche sicuro. Esatto. Io appena ho mollato, lei ha ripreso. Esatto. Sì, quindi è il massimo della sicurezza, è molto precisa, si riesce in curva molto precisa. Tende a sottosterzare, quindi ti corregge sempre. Quindi ti autocorregge quando ti sottosterzare. Sai cosa? Poi la velocità... macchine del genere fai fatica a percepire. Perché ti trovi ai 150 senza accorgertene praticamente. Senti, davanti c'hai delle gomme diverse da dietro, questo sì, anche in realtà ha anche contribuito a far partire così la macchina. Esatto, sto aspettando, lo sta registrando, non so se c'è. Sì, ma vai tranquillo. E sto aspettando le gomme nuove che devo arrivare la settimana prossima, la prima cosa, però vedo che fan fatica ad arrivare le gomme. Neanche le gomme arrivano, qua non arriva più niente, ragazzi. Senti, come sono? Allora, la macchina, devo dire, è molto comoda, nonostante i sedili, sì, anche di profilatura super sportiva. Caro, i sedili, quindi sono molto ergonomicamente perfetti, posizione di guida perfetta, sterzo stupendo, veramente bellissimo. Frenata poderosa, precisa, erogazione, quello che avete sentito, ragazzi, devo dire che è proprio un bel andare. Un bel giocattolino, e anche il sound, poi ovviamente avrà i suoi difetti come tutte le macchine. Io per esempio ho trovato qualche assembramento delle plastiche che non sono proprio così precise, iniziamo ad essere un po' troppo croccanti per esatto, te. Esattamente per te. Però insomma, voglio dire, il gusto con cui è stato concepito tutto è molto piacevole dal punto di vista visivo, perché anche queste bocchette, sai, con il profilo rosso, cinture rosse, questa console molto ricca di queste, insomma, quindi hai maniera di dall'altra parte, hai maniera anche di regolarti tutto e giocherellare con tutti questi pulsanti. Poi senti, i consumi ovviamente andando sui piano, consumi come siamo? Sui consumi, non che quando compri queste macchine i consumi non li guardi, però come dato ci chiamo. Beh, comunque riesci a fare anche 10 andando via piano. È vero o no? Sul misto, ma piano, diciamo. Piano piano. Mediamente fa sugli 8,5, poi eventualmente si comincia ad andare in pista, cominci a tirarci, è ovvio che in questo caso qua, insomma, è meglio non guardarli, non devi neanche guardarli perché non fa parte del concetto, insomma. Allora, non so se avete visto prima che cosa è successo. Allora, davanti ci sono delle gomme che possiamo dirlo, delle gomme da battaglia, delle cinesate messe su perché non arrivavano queste gomme giuste, nuove, le Michelin. Allora, lei ha sottosterzato tantissimo in modalità appunto handling, sport handling mode. Cosa siamo adesso? Com'è? Adesso siamo in race, se non mi pare. Prima eravamo in race, prima? Sì, eravamo in race, quindi tutti i controlli erano... Ok, che cosa è successo? Lei è
diciamo, si è accentuato molto il sottosterzo per via anche dei pneumatici. Io ci ho dato giù abbastanza dentro. Quella è una rotonda dove è molto trafficata, quindi l'asfalto è anche un po' liscio. Che cosa è successo? Lei ha sottosterzato. Io non ho tirato via il piede del tutto, ho parzializzato e ho iniziato, appena ho ripreso un po' di direzionalità, ho tenuto e ho buttato ancora un po' giù il gas. E lei è partita di posteriore. Perché l'ho fatto? Perché vedendo questo sottosterzo ho detto: dobbiamo cercare di mandarla via di culo per finirci di fare la curva. Che cosa è successo qui? È venuto fuori proprio la natura della vettura, di questa trazione 4. Questa è una trazione 4, sì, però tira quasi sempre davanti e quando c'è bisogno spinge dietro. Quindi io ho chiesto alla macchina e lei ha iniziato a spingere anche dietro e mi ha consentito di gestire, diciamo, in questa perdita sicurezza di aderenza su quattro ruote, è diventata poi un sovrasterzo e l'abbiamo tenuta in tutta sicurezza, certo, nonostante delle gomme che non siano perfette, no, diciamo, come grip e come carcassa, sì, sì, sì. Non adeguate a un'auto del genere. Questo perché lo fanno, ragazzi? Proprio per rendere queste macchine, che sono delle piccole bombe, più sicure da guidare, perché in questo caso con quel sottosterzo uno ha smesso di accelerare. Io sai, quando sali su una macchina del genere i difettini poi li perduni tu. Ma sì, ma tutte le macchine poi, ma tutte le belle donne hanno il loro difettuccio, esatto, no? Diciamo che adesso possiamo anche togliere le modalità, poi mettiamo nei sport che va benissimo. Sport più c'è un po' più di sound anche, esatto, di scarico. Devo dire che sono macchine che i super puristi appassionati, sai, tutti le vogliamo che spingano dietro. Allora devi sempre trovare qualcosa che non va anche in degli oggetti che sinceramente, ragazzi, questo è un mezzo veramente notevole, cioè lo usa anche tuo figlio che ha 25 anni, esatto. Che scuola hai fatto a tuo figlio prima di mettergli in mano una macchina così? Abbiamo fatto delle scuole di guida, quindi. Avete fatto delle scuole di guida con lei proprio, esatto, per conoscere bene lei, esatto. A quel punto tu da padre ti sei sentito sicuro e gli hai detto: Andrea, vai tranquillo, o no? Vai, cioè, come io, no, fra un po' ci avrò mia figlia che farà la patente. Non si è mai, ma beh, Enrico, mai in ogni caso. E di qua è giusto per come andare, sì, di qua andare. Tranquilli non si è mai, perché gioiellino. Devo dire che l'ultimo 35 come valore di coppia e di erogazione, pur avendo sì, è simile a questa, 70 cavalli in meno, però è abbastanza simile, sì. Vabbè, sai, crescono, cercano, vanno ad affinare anche il twin scroll, sai che questo c'è anche il turbo twin scroll, no? Quindi i gas gli arrivano da due cilindri a due cilindri per cercare appunto di annullare il turbo lag. Sono belle macchine comunque, eh. Comunque ogni volta che prendi sta macchina, esatto, finiamo il discorso di essere in pista. Ti sembra di essere, sì, no, ti viene fuori, ti senti di essere su una cosa bella. Nelle strade non bisogna mai tirarci. Allora, io quello che ho detto, quando ho provato la 35, potete leggere l'articolo, scrivete Enrico Di Mauro, classe A 35 MG. Qui dove vado? A sinistra o a destra? Sai che mi sono perso? A destra. Sei sicuro? Sì, che mi sono perso completamente. No, quello che stavo dicendo è che sono delle macchine che le hanno fatte veramente, che vanno benissimo. Quindi a uno che girati piace qua, oppure facciamo il giro lungo per la fattoria. Ma qui si va verso Adria, però mi sa che noi ci conviene tornare a Andrea qua. Sai che stavo dicendo, mi sono perso. Ah no, sì, che queste macchine qua praticamente fanno talmente bene, sinceramente un po' incitano a correre, perché sai, sto sound, questa macchina che risponde ai comandi in maniera assolutamente pregevolissima. Però sai, voglio dire, come qualsiasi oggetto va usato con, cioè, con la testa, insomma, perché voglio dire, anche macchine più piccole se vanno via veloci in maniera responsabile, anche quelle, ti puoi fermare anche con un 1000 da 70 cavalli, esatto, se sei un pirla. Quindi questa qua è una macchina, certo, che hai potenza, però una volta che l'hai provata è piacevole andare via anche tutti i giorni, capito? Quindi sì, perché ha una sua prestazione che sicuramente è da macchina divertente, però nel complesso è armonizzata in una macchina che ti viene voglia di, cioè che si lascia usare, esatto. è comoda con i 19, è comoda anche nell'assorbimento delle asperità, per dire. Adesso che siamo in una modalità Sport Plus, io accelero e
dà un'erogazione a un modo di andare che non ti rompe la schiena, che non è eccessivamente nervosa. Cioè, è una macchina secondo me studiata bene anche per essere usata tutti i giorni. La cosa bella che mi hai detto è che avete fatto dei corsi di guida sportiva te e tuo figlio. Dove li avete fatti? Che corsi avete fatto? All'autodromo di Adria abbiamo fatto dei corsi ancora. Sound è veramente piacevole, insomma, quindi senti. Il sound è bellissimo, per quanto sia su quella nuova esce dalle casse, almeno qua, qua mi sembra che non esca dalle casse. No, dalle casse è vero, no, è proprio. No, no, qua c'è il sound, qua c'è il sound. Bene, no, sai, anche qua non è vero, bisogna dire che gli scarichi dietro sono piccolini. In verità, in realtà ci sono, sembrano giganteschi artifici, però... artifici delle macchine moderne. Che voto date? Che voto dai tu da proprietario a questa vettura? 8,5 8,5 Benissimo, benissimo. Piacevole, la consiglio. Bisogna averla una volta nella vita. Devo dire che poi con questo design è ancora molto molto bello, molto attuale. Esatto. Se non hanno fatto grazie. E hanno lavorato sulla fanaleria, esatto. Più che altro sull'interno che è cambiato parecchio. Il display in realtà è cambiato molto. Sì, sì, dentro è cambiato abbastanza. Allora, siamo qui, c'è l'autovelox e poi siamo arrivati. Stefano, grazie mille a te e Andrea grazie per averci fatto provare questa bomba. E spero niente. Ti sia divertito anche tu. Mi sono divertito assolutamente anch'io. E niente, quello che grazie consigliamo te, è appunto di usare la tua professionalità, perché vedo che ne sai parecchio. Grazie. Molto più di me, pur avendo la macchina. Tutta solo passione, solo passione. È giusto. Quello che vorrei dire per concludere questo video è, ragazzi, mi raccomando, usate sta macchina con la testa, con il cervello, perché veramente sempre. Un attimo, basta una gomma sbagliata e si accentano i sottosterzi che è un piacere. Ciao ragazzi, buona passione a tutti. Grazie Tom per le riprese, grazie Stefano e grazie ad Andrea. Classe A 45 MG MK1. Bene, molto bravo.